Dal libro della sapienza. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente contemplata da chi la ama e trovata da chiunque la ricerca. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi veglia per lei sarà presto senza affanni. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei. Appare loro ben disposta per le strade. Va loro incontro con ogni benevolenza. Suo principio assai sincero è il desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione è amore. L'amore è osservanza delle sue leggi. Il rispetto delle sue leggi è garanzia di immortalità e l'immortalità fa stare vicino a Dio. Dunque, il desiderio della sapienza conduce al regno. Se dunque, sovrani dei popoli, vi dilettate di troni e di scettri, onorate la sapienza, perché possiate regnare sempre. Esporrò che cos'è la sapienza e come essa nasce. Non vi terrò nascosti i suoi segreti. Seguirò le sue tracce fin dall'origine. Metterò in luce la sua conoscenza. Non mi allontanerò dalla verità. Non mi accompagnerò con l'invidia che consuma, poiché essa non ha nulla in comune con la sapienza. L'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo. Un re saggio è la salvezza di un popolo. Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole e ne trarrete profitto. Ci hanno dato adorato e ringraziato ogni momento. La sapienza è facilmente contemplata, abbiamo ascoltato, da chi la ama e trovata da chiunque la ricerca. Le due vie che ci portano facilmente alla sapienza, noi sappiamo che quando si parla di sapienza non si parla solo della più bella e più grande virtù intellettuale, del primo dono dello Spirito Santo, ma si parla anzitutto della sapienza increata, cioè il Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio, che contempliamo ora nascosto e umiliato nell'Eucaristia, che è l'eterno splendore del Padre, la delizia degli angeli, colui che sarà e la nostra eterna delizia e beatitudine. Come lo vediamo velato, ecco, qui nell'Eucaristia, non si accede a contatto diretto con Gesù nell'Eucaristia, ci sono dei veli. Così la sapienza non è di accesso immediato. Per raggiungere la sapienza, per raggiungere Gesù, per conoscerlo, c'è bisogno di un percorso, di un cammino. Questo cammino che ha Gesù è un binario. Il binario dell'amore. Gesù lo cerca chi lo ama. E lo ama chi lo contempla. Ecco. Basta fermarsi un pochino in silenzio. Davanti all'Eucaristia può essere un po' difficile, davanti al crocifisso dove non c'è la presenza di reale di Gesù, ma c'è l'espressione reale di ciò che Lui ha fatto per noi. Se si guarda bene con amore il crocifisso, non è difficile farsi toccare dal suo amore. Ricordiamo sempre che il diavolo e i diavoli non possono guardare il crocifisso, sono terrorizzati da quella vista, perché vi risplende l'amore infinito che Gesù ha avuto per noi uomini, che al contrario siamo oggetto di odio infinito da parte dei nemici di Dio, e questo amore non lo può sopportare. Insieme al lavoro ci vuole la ricerca. Sono
no, tantissime volte in questi miei quasi 15 anni di sacerdozio, che ho potuto constatare che chi cerca il Signore lo trova, non fa niente, che viviamo in tempi più o meno difficili, a volte di confusione, di disordini, di turbamenti causati da tante vicissitudini, da tante situazioni, da tante storie, a volte ecco, da non perfette fedeltà, anche da parte di chi dovrebbe dare il buon esempio al Signore. Io ho visto con i miei occhi infinite volte che qualunque anima, ossia anche la più semplice, la più sprovvista di mezzi, la più povera, la più umile, la più non colta, che desideri sinceramente trovare il Signore e lo cerca, lo trova. Gesù nel Vangelo è stato tassativo: chi bussa gli viene aperto, chi chiede ottiene e chi cerca trova. Non trova Gesù solo chi non lo cerca e chi non lo ama. E se Gesù non l'abbiamo ancora trovato, quindi se io oggi, parlando sinceramente dentro il mio cuore, mi accorgo che Gesù è ancora un oggetto misterioso, non so neanche bene chi sia, non ha una presenza significativa nella mia vita, non è ancora il Dio della mia vita, vuol dire che non l'ho cercato abbastanza, ecco. O vuol dire che non l'ho amato e non lo amo abbastanza, e se non lo amo abbastanza vuol dire che non conosco quasi ancora nulla del suo amore, perché il nostro amore nei confronti di Lui è sempre una conseguenza, ecco, della conoscenza profonda, personale del suo amore per noi. La sapienza, dice il testo, previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Ecco, alla base della ricerca c'è un desiderio, ma il desiderio di cercarlo ce lo metto lui stesso nel cuore, a meno che non trovi nel nostro cuore barriere, situazioni di chiusura oppure una montagna di ostacoli, come accade nella maggioranza degli esseri umani, che sono le mille cose a cui siamo attaccati, da cui siamo presi, ecco, a cui pensiamo dalla mattina alla sera, per cui dentro il nostro cuore non c'è più spazio per un desiderio autentico di Lui. E in quel caso il Signore non ce lo mette con la forza. Dice ancora il testo che addirittura la sapienza medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, cioè non solo noi cerchiamo la sapienza, ma è lei stessa che viene in cerca di coloro che appunto sono degni di lei, non perché sono perfetti o perché sono santi, ma perché hanno queste disposizioni interiori: la ricerca, il desiderio, questa sorta di amore incipiente, l'incominciare una vita riflessiva, ecco, non trovare dei tempi per noi, riflettere su di essa, perfezione di saggezza abbiamo letto, e non è possibile, ecco, fare una vita completamente ubriacata da una montagna di cose, l'occupazione quotidiana, il lavoro, poi la televisione, poi la musica, poi i divertimenti, poi, quindi se non c'è neanche un istante per fermarsi, è possibile, ecco, incontrare la sapienza. E poi nella parte centrale del testo abbiamo proprio un piccolo cammino, una piccola sintesi. Guarda, io la voglio proprio questa sapienza. Che facciamo? Sapendo che lei stessa ci viene incontro con ogni benevolenza, lei vuole farsi trovare, è ben disposta ai nostri confronti. Gesù vorrebbe che tutti lo trovassimo, perché vorrebbe che tutti fossimo felici con Lui. Siamo noi che non vogliamo essere. Allora, il suo principio assai sincero è il desiderio di istruzione. Io da quando sono qui e fino a quando sarò qui cercherò sempre di suscitare questo desiderio, di stimolare nei cuori di coloro, ecco, che sono ben disposti a questo desiderio. Noi non possiamo assolutamente conoscere e amare tutto ciò che non conosciamo, e dobbiamo curare la nostra formazione,
formazione nella fede, imparare a pregare, conoscere la parola di Gesù, conoscere il Vangelo. E questo desiderio chiaramente va assecondato, basta aver detto sì, mi piacerebbe e mi piacerebbe, devo trovare il tempo per dedicare a queste cose, forse. Perché? Perché la cura dell'istruzione, quindi curare questa cosa, quindi, e dargli anche un posto importante, non è che se mi avanza tempo curo l'istruzione, vado a sentire un incontro di catechismo degli adulti, vado all'adorazione, vado a sentire un incontro sulla Bibbia, vado a qualunque parte dove possa crescere in qualcosa, non se mi avanza tempo, ma prendendomi il tempo per e mettendo questo al primo posto. Già chi fa questo manifesta cosa? Manifesta l'amore, la cura dell'istruzione è amore. Se mi interessa, ecco, conoscere Gesù, è chiaro che devo dedicare del tempo per questo. Se non dedico del tempo, è segno che non mi interessa. E se dico, no, no, ma io lo desidererei, però non gli dedico del tempo, ecco, questo non è un desiderio, questa è, qualcuno la chiama una pia illusione, o una vendetta. Poi, l'altra cosa, l'amore, l'altro binario, è osservanza delle sue leggi. So bene che si conduca una vita grossolanamente distante dalla legge di Dio, che tutti e tutti non dovremmo conoscere, il catechismo, quindi situazioni gravi di discomunione nei confronti del prossimo, trascuratezza religiosa, quindi proprio neanche lo stretto indispensabile, la preghiera del mattino alla sera, la messa domenicale, situazioni di disordine dal punto di vista della purezza. Cose grosse, insomma, volgarità o roba del genere, è difficile che riusciamo a intercettarsi con la sapienza, no? Tutti quanti questi di spirito dicono, ci deve essere nel nostro cuore, ecco, la disponibilità a mettersi in quella condizione di sostanziale osservanza della legge di Dio, essere, come dire, al passo almeno con i 10 comandamenti, no? Rispetto delle leggi è garanzia di immortalità. Santa Teresa d'Avila diceva che chi non osserva i 10 comandamenti ha la vita eterna, non ci arriva, perché il nostro Signore non chiede la luna, ecco, ma che viviamo in grazia, che osserviamo i suoi comandamenti per ottenere la salvezza della nostra anima, l'ha sempre chiesto e lo chiede ancora. Quindi solo rispetto della legge di Dio è garanzia di immortalità, e l'immortalità fa stare vivo. C'è questo, ci sono queste tappe, no? Desiderio di istruzione, cura dell'istruzione, amore autentico al Signore, che consiste nella scelta di vivere al di qua, ecco, del recinto dei 10 comandamenti, non al di là. Se si cominciano a fare queste cose, si comincia a camminare, e la sapienza certamente si farà conoscere, certamente, senza nessun dubbio. E un'ultima considerazione, ecco, non mi accompagnerò con l'invidia che consuma, perché essa non ha nulla in comune con la sapienza. E l'invidia è una cosa brutta, e è un peccato che dobbiamo, è un vizio, un peccato, una passione che dobbiamo imparare a riconoscere, perché l'invidia ha multiforme ramificazioni, può essere invidia di beni, può essere invidia della posizione sociale, di un prossimo, della sua cultura, può essere gelosia, può essere desiderio di stare al posto di qualcun altro, di prendere un ruolo ben specifico dentro un contesto, dentro una realtà, dentro un ambiente di lavoro. Sono molto brutte queste cose. Siccome la gelosia porta sempre a un atteggiamento di profonda discordia, di scomunione nei confronti del prossimo, fino alla gravità,
questo non è assolutamente compatibile con la sapienza. Ecco, la forma più grave poi, che è proprio il contrario, la contraddizione diretta, è l'invidia della grazia altrui. Noi la sapienza la impariamo da chi è più sapiente di noi, a condizione che lo riconosciamo come tale e che non siamo invidiosi del fatto che è più sapiente o più santo di noi, ma ci mettiamo, lo riconosciamo umilmente e ci mettiamo alla sua scuola per imparare da lui dei suoi buoni esempi. Ecco, è importante lasciarsi ammaestrare e decidere nel nostro cuore di percorrere questo splendido cammino, perché nulla ci rende tanto sereni e felici quanto la conoscenza profonda di Gesù e del suo mistero, ossia della sapienza incarnata. Sia lodato, adorato e amato ogni momento.